Sappiamo che fra i 10 paesi che il 1 maggio 2004 sono entrati a far parte dell'Unione Europea vi sono 8 paesi dell'est europeo, ma altri paesi dell'est europeo hanno chiesto di far parte dell'Unione Europea. Si tratta di Bulgaria e Romania. Per questi paesi non si sono ancora realizzate le condizioni per l'adesione, si prevede che la loro adesione possa avvenire nel 2007. Di questi due paesi tracciamo oggi un brevissimo profilo unitamente ad un altro paese candidato, la Turchia. Dopo la caduta del muro di Berlino e la fine dei regimi comunisti nell'Europa orientale, il processo di avvicinamento all'Unione Europea non ha riguardato solo gli 8 paesi ex comunisti che sono diventati, insieme a Malta e Cipro, stati membri dell'Unione lo scorso 1 maggio. Altri 2 paesi sono coinvolti in questo processo di riunificazione del continente europeo, Romania e Bulgaria. La Romania ha presentato domanda di adesione nel giugno del 1995, mentre la Bulgaria nel novembre dello stesso anno. I termini di valutazione sull'opportunità dell'ingresso di questi paesi nell'Unione Europea erano offerti dai criteri stabiliti nell'ambito del Consiglio Europeo di Copenaghen del 1993. In primo luogo, i paesi che aspirano all'adesione all'Unione devono essere sistemi democratici. In secondo luogo, le economie nazionali devono aver raggiunto un determinato livello di sviluppo. Infine, i paesi interessati all'adesione devono acquisire per intero il patrimonio legislativo prodotto a livello europeo fino a quel momento. Sulla base di questi criteri, la Commissione europea ha ritenuto che i 2 paesi balcanici non siano ancora completamente pronti per entrare a far parte dell'Unione europea, soprattutto in termini di sviluppo economico. L'ingresso di Bulgaria e Romania nell'Unione Europea è stato quindi fissato per il 2007. Una data precisa per l'adesione non è stata ancora fissata invece per la Turchia, che ha presentato la domanda formale di adesione nel 1987. Il paese, musulmano per il 99%, ha potuto chiedere di entrare nell'Unione Europea sulla base del fatto che una piccola porzione del suo territorio, l'ex capitale Istanbul e la regione della Tracia, si trovano sul continente europeo. La Turchia sta affrontando un lungo cammino di avvicinamento all'Unione Europea. Ancora molti problemi devono essere risolti prima di poter parlare di ingresso nell'Unione, sia dal punto di vista economico, sia riguardo al rispetto dei diritti civili. Molte riforme sono state tuttavia intraprese in questa direzione. La Turchia, oltre 67 milioni di abitanti su di una superficie di quasi 778.000 chilometri quadrati, è una repubblica parlamentare. Il Parlamento, la grande assemblea nazionale, eletta ogni 5 anni, esercita il potere legislativo e nomina il Presidente della Repubblica ed il Governo, titolare del potere esecutivo e responsabile verso il Parlamento. La Romania è una repubblica parlamentare che vede il capo dello Stato eletto direttamente dal popolo. Camera e Senato, che costituiscono il Parlamento, esercitano il potere legislativo ed esprimono un voto di fiducia verso il governo, che esercita il potere esecutivo. Il paese si estende su di una superficie di 238.391 km quadrati e conta oltre 22 milioni di abitanti. Infine, la Bulgaria, oltre 8 milioni di abitanti su 110.994 km quadrati. Che nel 1991 ha varato una nuova costituzione che prevede l'elezione diretta del capo dello Stato, il quale nomina il primo ministro, titolare unitamente ai ministri, del potere esecutivo. L'Assemblea nazionale, cioè il Parlamento nazionale, esercita il potere legislativo. Abbiamo visto dunque, in estrema sintesi, alcuni tratti caratteristici dei 3 paesi candidati. Noi ci rivedremo domani per il consueto editoriale della domenica.